going back. Bro, I already know I'm supposed to be back. Siamo nei camerini dei Magazzini Generali, nella città di Milano, in Italia. Questo concerto fa parte della ripresa del tour di Poesia e Civiltà, il mio ultimo disco. Allora, questo titolo nasce in maniera molto istintiva, come a volte mi succede con i titoli. E io stavo lavorando a delle canzoni, stavo lavorando a un mondo di musica e parole che le accompagnasse. E a un certo punto sono emerse da queste due parole che mi hanno un po' spaventato, perché credo non sia un titolo, almeno la mia paura era che non fosse un titolo molto accattivante, anzi che fosse un po' respingente. Ma poi, cioè, dopo averci riflettuto anche a lungo, mi sono reso conto che sono due parole che esprimono bene tutto quello a cui io ho cercato di tendere mentre lavoravo a questo disco. Un po' credo che sarebbe bello se ci fosse di più di entrambe, non saprei dire, anche perché sono due cose molto diverse, ma in qualche modo si completano e sono dei vasi comunicanti. E allo stesso tempo anche, poi mi viene da dire che non so se c'è un'epoca dell'uomo in cui siano fiorite così tanto, quindi probabilmente è una cosa che nel tempo abbiamo sempre voglia di avere di più. Ho chiacchierato, conosco Edoardo Calcutta da un po' di tempo, e quindi quando mi è venuta questa idea di invitare degli artisti che mi piacciono, ho pensato anche a lui come collaborazione, e ci siamo scambiati un po' di messaggi pensando a quale potesse essere la canzone giusta. E io all'inizio gliene avevo proposta un'altra e poi chiacchierando è spuntata fuori mia, e in realtà ora che ci penso, col senno di poi, credo sia giustissima per lui. Io trovo che la sua scrittura, la sua interpretazione siano molto sensuali e quindi mi sembrano molto molto adatte a questa canzone, e credo che l'abbiano arricchita. È un mondo sarebbe un mondo da descrivere. Io ovviamente con tutti i miei limiti, ma mi ritengo oltre che un autore, un musicista, quindi amo moltissimo la categoria dei musicisti, anche quando in qualche modo lavorano sulla musica che io scrivo, e quindi cerco in generale di lavorare con persone che mi piacciono, sia dal punto di vista della voce che hanno sul loro strumento, e poi molto spesso questa cosa si traduce anche in una consonanza di tipo personale, quindi di solito nascono anche dei rapporti belli. E quello che cerco di fare, appunto, dal momento che scelgo persone che mi sembrano adatte a quello che voglio ottenere poi nell'insieme, cerco di dargli il maggiore spazio possibile dal punto di vista musicale e creativo. Mi ha fatto molto piacere. La canzone che Eugenio Campagna ha cantato ad X Factor è una canzone che io ho scritto moltissimi anni fa, che si trova nel mio primo disco, che non è nemmeno su Spotify, quindi il fatto che quella canzone abbia fatto sulle sue gambe un certo tipo di percorso, trovando degli interlocutori in un ambiente che non è immediatamente contiguo al mio, mi ha fatto piacere, perché per me è sempre una soddisfazione riuscire a dialogare con quello che non è scontato pensare con cui io avrei potuto dialogare. E poi mi ha fatto molto piacere anche perché l'interpretazione mi è piaciuta molto, quindi in realtà avevo saputo che sarebbe stata interpretata la canzone, mi aveva fatto piacere, ma dicevo chissà,
invece è stato anche bello sentirla fatta da un bravo cantante. Non lo so, probabilmente lo si incontra. Non credo di essere bravo a fare dei ragionamenti di tipo pratico, cioè nel senso, non, in realtà se sia o meno vincente la qualità della scrittura rimane un interrogativo per me, però e credo che quindi dare importanza alla qualità della scrittura per un artista sia una questione di artistica e di necessità artistica, ma non lo dico per essere polemico rispetto alla tua domanda, è perché proprio mi rendo conto che non sono neanche proprio, non è un mio skill quello di riuscire ad interpretare cosa è più o meno effettivo. Mi piacerebbe dirti che la risposta è la seconda, però credo che la caratteristica e l'insidia dei social e il motivo per cui sono diventati così importanti per tutto e per tutti noi è che è molto difficile limitarli ad un utilizzo strumentale e in qualche modo, anche se io mi sforzo di utilizzarli per lavoro, considerato tra l'altro l'importanza che ha il lavoro per me, si mischiano molto alla mia vita personale. In maniera molto naturale, mi è venuta un'idea e l'ho esplorata. Ne ho parlato con Cristina Portolano per prima, che è una degli artisti coinvolti ed è un'artista con la quale avevo collaborato. In realtà, appunto, mi è venuta in maniera molto naturale questa idea, ma se riguardo al mio percorso, io ho pubblicato 4 dischi, in 2 di questi dischi la copertina è un disegno, in uno l'ho fatto io, in un altro l'ha fatto Cristina, quindi forse questa è una dimensione che in qualche modo mi è familiare, mi è affine, anche più di quanto io me ne renda conto o me ne sia reso conto in passato. Ma sono molto curioso, mi aspetto che piaccia, ovviamente, spero che piaccia, sono molto, non vedo l'ora di suonare questa sera, è vero, abbiamo suonato a Milano non troppo tempo fa, ma è comunque sempre una data molto importante in un tour, quella milanese. E un saluto a tutti i lettori di faremusic.it.